Bentornati e bentornate a una nuova puntata dedicata alle elezioni amministrative 2022. Oggi in studio con noi Matteo Gelmetti, candidato con Fratelli d'Italia a sostegno di Federico Sboarina, sindaco. Benvenuto. Buongiorno e grazie dell'intervista. Lei ha iniziato giovanissimo a fare politica, a interessarsi della politica, poco più che quindicenne. Sì, in prima superiore, me lo ricordo ancora, era il dicembre del 1989. Appassionato di politica, appassionato di storia, mi sono avvicinato al movimento giovanile del Movimento Sociale Italiano, il vecchio fronte della gioventù, e da lì ho iniziato la mia attività motivata proprio dalla passione, dall'ideologia di voler cambiare il mondo. Non è facile oggi pensare che un 14enne o 15enne si impegni per la politica, erano altri tempi forse. Il mondo è cambiato tante volte nel frattempo e oggi purtroppo i ragazzi, gli adolescenti non hanno più queste pulsioni che si avevano anni fa, pensano più ad altro. Questo però purtroppo è un qualcosa che si è perso, e si è perso soprattutto perché poi lo vedi anche nell'amministrazione, nella politica vera, perché chi faceva queste trafile aveva anche partecipato a scuole di partito, quindi veniva formato come amministratore, come persona che potesse poi andare a veicolare all'interno delle istituzioni, conoscendo le istituzioni, le proprie idee. Arrivò la gavetta anche per lei, perché diverse partecipazioni in circoscrizione, prima sesta, poi prima, esatto. Quindi una bella scuola politica anche lì. Sì, fui eletto per la prima volta a 19 anni, nel 1994, nelle amministrative del 94, quando venne eletta la Michela Sironi. E in circoscrizione in sesta, poi venne rieletto con Alleanza Nazionale. Lì venne eletto nel 94 col Movimento Sociale Italiano, poi venne eletto nel 2012 con Alleanza Nazionale, no 2007 con 2007 con Alleanza Nazionale, poi venne rieletto nel 2012 con il PDL. Adesso vediamo se riesco a chiudere la trafila di tutta, diciamo, l'evoluzione che ha avuto la destra italiana con Fratelli d'Italia. Sarebbe un po' un unicum, un piccolo grande record, sì, insomma, sì. Anche questo. Senta, lei ha lavorato sempre un po' nelle retrovie, ha aiutato lo stesso Federico Sboarina nelle precedenti tornate elettorali, oggi invece ha deciso di metterci la faccia, come mai? Sì, io ho sempre così motivato da non ambizioni di politica diretta, ma motivato proprio da volontà di portare avanti persone che meritano, ho sempre contribuito alle elezioni di parlamentari, sindaci, europarlamentari, proprio perché credo nel movimento partito e di chi ne fa parte. E qualche mese fa, io visto la mia partecipazione alla Fiera di Verona come vicepresidente, ero convinto che fosse doveroso e corretto da parte mia dare anche un contributo elettorale alla causa, e quindi ho deciso di candidarmi e portare, insomma, quello che riuscirò a portare in termini di voti alla candidatura e poi all'elezione di Federico Sboarina. Rimaniamo su Verona Fiere. Lei ha traghettato l'ente assieme alla governance, che è uscente, insomma, di poco tempo fa, fuori da un periodo forse tra i più drammatici in assoluto della storia di Verona Fiere, quello segnato dal Covid. Io credo che forse durante la guerra è stato un momento peggiore, perché pensate che non far fiere, anzi, avevamo lanciato un aumento di capitale nel 2019, poi è arrivato il Covid, l'aumento di capitale è saltato perché i valori dell'azienda erano cambiati, quindi ci siamo trovati in situazioni veramente di difficoltà finanziaria, di liquidità, però ne siamo usciti più forti di prima, perché abbiamo poi sottoscritto interamente un aumento di capitale, abbiamo avuto grazie al presidente danese, che è presidente anche di AEFI, una forte ristoro da parte del governo, poi abbiamo approvato un nuovo statuto, quindi in un momento di difficoltà abbiamo avuto una resilienza, una forza, un'energia nel rilanciare Verona Fiere, che i veronesi hanno visto e hanno capito quanto importante è, perché senza Verona Fiere tantissime economie, tantissime realtà del nostro territorio non lavoravano.
ha fatto i complimenti, immagino di sì, al nuovo presidente Bricolo, gli ha dato qualche consiglio, vi siete confrontati? Sì. Beh, devo dire che ha avuto il presidente Bricolo il giusto approccio, chiedendo, informando da chi ha avuto qualche esperienza in più di lui, nel senso che ha chiesto sia a me che a Danese di cercare di condurlo, visto l'esperienza così dura e difficile negli anni di Covid, e sono sicuro che farà molto bene. Si è alzato anche un polverone recentemente su Verona Fiere per le nomine della governance del CDA, del collegio dei revisori e quant'altro. Nessuna donna all'interno di questo compendio. Come risponde a questo? Allora, intanto la prima cosa da dire è che nessuno ha infranto nessuna legge. Quindi la Verona Fiere è una società a partecipazione pubblica, non a controllo pubblico. Quindi i soci hanno la libertà nel nominare chi vogliono, chi reputano più opportuno a secondo gli skill che hanno. Verona Fiere, se dobbiamo analizzarla dall'interno, non tanto dalla governance, ma da chi ci lavora dentro, è una società a trazione femminile. Il 63% dei lavoratori di Verona Fiere sono donne. Non esiste gender gap, perché gli uomini e le donne all'interno di Verona Fiere hanno avuto gli stessi scatti di retribuzione che di lavoro, quindi non c'è nessuna preferenza di genere, anzi, devo dire che in alcuni ruoli chiave abbiamo donne molto capaci che sanno gestire i ruoli che hanno in modo molto egregio. Anche il presidente Zaia, insomma, ha speso delle parole nei vostri confronti dicendo che, insomma, diciamo così, è stato un caso in questo momento del fatto che vi siate trovati con degli skill, come ha ricordato, in quell'occasione maschili, ma arriva di nuovo la sua smentita dicendo che non c'è assolutamente nessun problema di genere. Verona Fiera non c'è problema di genere. Guardando un po' alla Verona che vorrebbe, a misura di Matteo Gelmetti, come la immagina? Come sogna di poter contribuire a cambiare la città o a migliorarla, qualora, insomma, ci fosse la possibilità con Federico Sborina rinnovato nel suo ruolo di sindaco? Io, tra le diverse cose che faccio professionalmente, mi occupo di nuove tecnologie, quindi sviluppo di blockchain, di intelligenza artificiale, e anche con un focus legato alle smart city. Quindi io credo tantissimo nell'utilizzo di nuove tecnologie. Già la città ha fatto dei passi in avanti, anche la stessa Verona Fiere, e credo che la tecnologia sia un giusto compagno di avventura sia per quanto riguarda l'amministrazione pubblica che l'amministrazione privata. Quindi se mai dovessi essere all'interno dell'amministrazione, il mio contributo sarà rivolto soprattutto verso le nuove tecnologie. Magari un assessorato all'innovazione, chissà se ci sarà, potrebbe anche nascere. Ha parlato appunto di tecnologia, rimaniamo sempre un po' all'interno del Vinitaly, perché è stato, diciamo, un'edizione veramente di rilancio, ma non solo per Verona Fiere, per la città. Abbiamo respirato, in quei giorni sembrava che non fosse mai esistita la pandemia. Novità tecnologiche inserite anche all'interno proprio di quell'occasione, no? Allora, intanto diciamo che Verona Fiere è stata la prima società fieristica italiana a ripartire, e devo dire che questo ci è riconosciuto da tutti, proprio perché durante questi momenti difficili ci siamo riuniti, non so quanti CDA abbiamo fatto, più o meno formali, proprio perché stavamo già pensando a quello che doveva essere e quello che poi è stato, perché siamo stati la prima a ripartire proprio dal punto di vista temporale, certo, e poi la prima a riportare i grandi eventi fieristici, perché Vinitaly è uno dei grandi eventi insieme al Salone del Mobile, assieme a Cibus, e quest'anno devo dire che c'è stato un ritorno alla normalità. Infatti, come diceva prima lei, sembrava che non ci fosse stata una pandemia, e la città questa cosa qua l'ha accolta in modo straordinario, perché quando mancano le cose che poi, o le persone che poi ne senti la mancanza, e quando poi le riabbracci hai un altro modo di riabbracciarle. Quindi devo dire che Verona ha risposto in modo egregio alla presenza di Vinitaly. Da un punto di vista tecnologico,
noi stiamo cercando di declinare in tutte le fiere dei contenuti di tecnologia. In tutte le fiere cerchiamo di portare della tecnologia, perché giustamente, essendo una vetrina di prodotti e servizi italiani che poi devono andare anche all'estero, Verona Fiere ha l'obbligo di avere sì il focus su, diciamo, i prodotti tradizionali, ma anche poi la possibilità di utilizzare queste nuove tecnologie che, come dicevo prima, a mio modo di vedere ci fanno fare dei salti in avanti, tenendo conto, anche perché qui si aprirebbero tantissimi temi, certo, che la tecnologia non deve andare a sostituire il materiale umano, perché il materiale umano, a mio modo di vedere, è colui che può rendere l'intelligenza artificiale o i dati che arrivano migliori, perché senza l'apporto. Quindi Verona Fiere è vocata alla tecnologia. In Vinitaly, diciamo che l'utilizzo di, come dicevo prima, della blockchain, che è un sistema, per chi non è pratico, è come fosse un grande libro mastro digitale, dove io dentro posso inserire tutta una serie di transazioni o riconoscere, ad esempio, la filiera, cioè la filiera del mondo del vino o di qualsiasi tipo di prodotto agroalimentare all'interno di questo sistema può essere tracciata, garantita e anche non modificata, quindi per garantire proprio il consumatore finale. Ci sarebbero tanti esempi da fare, però insomma, tanti scenari, speriamo anche di avere altre occasioni. Chiudiamo su Fratelli d'Italia, il partito, diciamo, con cui si presenta il 12 giugno, tra pochi veramente giorni, condotto, guidato da una leader donna, Giorgia Meloni, che ha avuto modo anche chiaramente di conoscere. Che leader è la Meloni? Ma intanto si voterà il 12 giugno, che è il mio compleanno. Addirittura. E quindi questo già è il primo dato, positivo. No, Giorgia io la conosco da più di 25 anni, perché assieme abbiamo fatto politica, ci vedevamo nei grandi eventi nazionali o nelle riunioni per organizzare cortei, manifestazioni studentesche, universitarie o comunque per attività di partito. Lei, devo dire che è una donna straordinaria, ha una forza, una capacità, ma soprattutto ha una voglia di approfondire gli argomenti che è quasi unica a livello nazionale, perché mai penso la troverai impreparata. Dove lei si presenta sempre avendo fatto il compito. Non il compitino, il compito. Infatti il compitino era una diminuzione. Il compito, cioè è sempre molto preparata. Studia i dossier come mai ho visto. E quindi devo dire che lei sicuramente, e questo gli italiani le stanno dando ragione, perché i sondaggi valgono per quello che valgono, perché sono solo le elezioni che vanno a certificare, certo, i dati. Però insomma, mi sembra che sia un dato abbastanza cristallizzato che Fratelli d'Italia sia il primo partito a livello nazionale, e questo ne è proprio il dato significativo del fatto che gli italiani vedono in lei la donna giusta per andare a guidare la nazione. Chiudiamo invece in maniera molto breve su Federico Sborina. Ha tentato con la sua amministrazione di ridisegnare proprio una città tramite variante 29 e quant'altro, anche lì in zona fiera con l'ex Tabacchi che prenderà nuova vita. Merita quindi di proseguire con l'amministrazione proprio per il disegno che ha messo in piedi. Allora, gli amministratori devono avere una visione, e Federico Sborina ha avuto una visione, ha una visione e avrà e metterà a termine questa visione nei prossimi anni, nel prossimo quinquennio, perché come diceva lei, sulla ZAI, che è la parte di Verona Sud, cioè la parte di espansione, la parte nuova di Verona, si sta giocando il futuro della nostra città, partendo, tra l'altro in quella zona lì ci sono i principali stakeholder anche della città, perché se partiamo da nord a sud, andiamo da RFI, ex Calomerci, è stato assegnato ad una società dove verrà fatto il Central Park, che tra l'altro è la stessa società che ha preso la manifattura tabacchi, quindi riusciranno a far diventare un unicum quell'area che è a ridosso della fiera, quindi molto probabilmente il treno sarà il mezzo di trasporto più utilizzato, andando anche a alleggerire la presenza di macchine all'interno dei quartieri delle Golosine e di Borgo Roma. Abbiamo la parte della ghiacciaia, dove c'è Unicredit, la fondazione Cariverona, che ha delle grosse proprietà,
e quindi grossi interessi. Abbiamo Verona Fiere, abbiamo la Cattolica col Cattolica Center, certo. Abbiamo realtà importanti dal punto di vista privato come Glaxo, come la 4, come Bauli. Quindi in quella zona di Verona ci si gioca il futuro. E Federico Sborina ha dimostrato che per la ZAI, attraverso il progetto ZAI Life, c'è una visione che renderà Verona proiettata nel futuro. E con questo chiudiamo la nostra chiacchierata. Ringraziamo Matteo Gelmetti, candidato con Fratelli d'Italia. Grazie per essere stato nostro ospite. Grazie a lei.